Eccoci qua, siamo sempre con Serelena Salomoni, stiamo affrontando la questione di coppia, come venirne fuori, spazi per ognuno e spazi anche di condivisione, perché al di là di Certo. tutto sono più le coppie, dottoressa, che non condividono quasi niente, se non i figli, che non quelle che hanno veramente tanta Ma è brutto condivisione. questo, sa Elena, perché il fatto di non condividere niente significa anche O che poco, poco, poco. la coppia non può funzionare così. Noi dobbiamo avere qualcosa in comune. Potrebbe anche essere ci piacciono gli stessi film, oppure guardiamo il Cioè, programma. banalmente, non mettersi dopo cena uno davanti al computer da una No, no, parte. ecco, no, con due È così. televisori. Io guardo questo film e tu Esatto. guardi Cioè, quell'altro. bisognerebbe invece essere No. vicini. Esatto. No, questo cerchiamo. Capisco che uno dica, ma io quel film lì non mi piace. Va bene, una sera guarderemo il film che piace a te, una sera guarderemo il film che piace a me. Stare in coppia Sono significa. medicine queste, sono delle Ah sì, prescrizioni io mediche. stare in coppia significa anche fare questo. E poi anche non guardare proprio un bel niente di televisione, ma decidere di. Parlare insieme, di discutere di un libro, lo stesso libro che si è letto, di parlare di un cibo che abbiamo magari la sera preparato insieme, ma qualcosa che possa interessare tutti e due. E quindi elementi di questo è la E questo condivisione, anche banale però. sembra una cosa banale, ma le assicuro che delle volte io me li trovo davanti e dico, ma non ho mai pensato che si potrebbe fare così e si potrebbe fare così. No, non ci hanno mai pensato. Poi dopo quando lo dico io, che sono colei che ordina che dovete fare questo e vediamo cosa succede, allora lo fanno. Però prima non c'è il coraggio. L'altro problema, lei mi ha detto che è anche abbastanza frequente ed è anche lì emerso a causa in parte anche del Covid, sono i cosiddetti matrimoni dove non ci sono rapporti, matrimoni Certo. bianchi, e sono tanti anche tra giovani. Sì, io le dirò che da anni che curo questo tipo di relazione, mi meraviglio ogni volta, no? Perché prima c'era la fase degli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, dove c'era la libertà e tutto, e tutto, e tutto, per cui tu dicevi, ormai l'amore è libero. No, invece proprio per niente, perché il matrimonio bianco significa. Intanto non significa che non ci sia sesso, il sesso magari c'è, però non c'è la penetrazione, quindi molto spesso da me arrivano quando decidono che sì, il nostro rapporto va anche bene, ma vorremmo avere dei figli. I figli si fanno sempre nella stessa maniera, quindi lei soffre di vaginismo, per anni non hanno mai fatto penetrazione perché a lei fa male. E quindi dobbiamo fare una vera e propria riabilitazione. Per me la soddisfazione maggiore è quando poi alla fine mi mandano una mail con la foto del bambino che è nato, per cui quello è diciamo, la ciliegina sulla torta che siamo riusciti ad arrivare a quello. Ma questo quanto di psicologico c'è? E quanto Beh, di invece. fisico non c'è niente Quindi è un perché. aspetto psicologico. Credo, non lo so, lì bisognerebbe sentire anche i ginecologi, ma vedo con la mia collega ginecologa che lei mi serve perché quando noi cominciamo a lavorare sulla coppia e la lei che soffre di vaginismo deve magari cominciare a fare degli esercizi, deve fare certe cose che non ha mai fatto prima, per cui la ginecologa poi può controllare e vedere se effettivamente queste cose vanno avanti, procedono bene, perché questa mia collega ginecologa mi ricordo proprio in un matrimonio bianco che mi ha detto: guarda, alla prima seduta sono riuscita a metterle dentro un cotton fioc. Ora, un cotton fioc è una cosa ben piccola, da un canale vaginale dove nasce un bambino che ha una testa di 9 centimetri. Quindi bisogna che la persona abbia tutta una riabilitazione che la porti a sentirsi bene e a sentire che può rilassarsi. Perché mi è capitato anche che prima di iniziare la terapia di coppia in un matrimonio bianco, ho dovuto mettere lei in terapia singola per un po' di tempo. E quindi sono delle problematiche che Quindi vanno bene, cioè non sono dipende superficiali, molto dal sono tipo soggettive. di coppia che hai, da quando arrivano, perché mi arrivano dopo anni, non arrivano subito.
Ma questo forse è normale, no? Che prima normale, forse è normale perché... Nella cultura nostra, negli Stati Uniti è già più facile l'approccio allo psicologo, allo psicoterapeuta, allo sessuologo. Ma adesso devo dire che abbiamo talmente tanto da voi come media che parlate di tutte queste cose, ai giornali, a tutto, che una coppia che non fa la penetrazione proprio si vergogna. Lei pensa, è colpa mia? Perché non lo faccio arrivare alla penetrazione. Lui pensa sarà colpa mia, per cui mi sono poi capitate delle coppie che arrivano dove lui diventa un eiaculatore precoce o comincia ad avere dei deficit erettivi. Quindi, insomma, non è che è sempre così, ci sono anche dei casi molto più semplici, per cui in un po' di tempo, sia perché loro si vogliono molto bene, ci mettono buona volontà, vogliono arrivare a farlo, e invece ci sono anche dei casi più complicati, ma più passa il tempo e peggio è. Come tutte le cose. Sì, quindi se succede questa cosa è meglio prendere il toro per le corna e cercare di risolverla subito. Tradimenti, quindi... quelli sono terribili perché in ogni caso, sia per il maschile che per il femminile, è un momento in cui ti crolla tutto addosso, per cui... Intanto queste cose dei telefonini, guardi Elena, una volta non c'erano gli scontrini, le foto e quelle cose lì, elementi probatori diversi. Adesso con questa storia dei telefonini, appena lui o lei comincia a subdorare che c'è qualcosa che non funziona, comincia a guardare il telefonino. Quindi da un lato cos'è? Un lapsus che tu lasci sul telefonino tutte le cose che invece non dovresti lasciare. O è una volontà inconscia, sì, di farsi scoprire. Appunto, dico proprio come un lapsus, no? Tu sai che hai quelle cose scritte, che se la tua compagna o il tuo compagno le vede, capisce, e le lasci lo stesso, quindi forse qualche volta è proprio perché inconsciamente, come dice lei, vuoi farti scoprire. E poi è un'elaborazione di un lutto, quindi ci mette tempo, ci vuole la volontà di risolverlo, e la forza di ognuno di noi per risolverlo, perché da un lato c'è una donna che magari è molto fragile, quindi un tradimento la fa diventare ancora più fragile, dall'altro c'è un uomo che si sente bistrattato e non più uomo perché lei ha preferito un altro, forse quell'altro lo fa meglio di me. E quindi ci sono sempre tutte sull'aspetto fisico, sì, queste cose che girano. Ma secondo lei, in linea di massima, anche per la sua esperienza, cosa, si ricuce un tradimento? Può essere, oppure è sintomatico a volte di un problema molto grave nell'ambito della coppia o della persona stessa? Perché non necessariamente, perché a volte la persona cambia, evolve, non si ritrova più in quel rapporto con quella persona. Ma io penso che i tradimenti ci siano. Perlomeno io sono convinta che ci siano, nell'arco di una coppia che anche sta insieme per 50 anni sia molto difficile che almeno una volta non sia successo. La cosa importante è che l'altro non lo sappia, però devo dire che quando invece arrivano da me con questo problema, da questo problema viene fuori un po' di tutto. E quindi solo è la fatto, goccia che ha fatto traboccare, sì, il vaso sostanzialmente. Sì. Quindi solo il fatto che vogliono venire a discuterne ci porta a parlare di tante altre cose che poi vengono anche aggiustate. Perché non è il tradimento di per sé stesso. Se non c'è la completa assenza, nel senso che non è che lo faccio solo per sesso, ma poi mi innamoro di quest'altro, mi innamoro di quest'altra e quindi vado avanti, diventa una vera e propria relazione parallela. Anche lì, più la relazione va avanti, più è difficile che l'altro ti perdoni. Certo, ma al contrario, le è mai capitato persone che vivono la relazione parallela? E anche donne, soprattutto, perché la maggior parte, ci sono anche uomini, perché le donne single, quindi che la cosiddetta, la classica, tra virgolette, amante, no? Certo. Della situazione, che non riesce a trovarne una ragione, che non riesce a smuovere, far fare delle scelte, sì, definitive. Ma in effetti sì, però sono sempre singoli, perché prima le dicevo che io faccio una seduta ad ognuno di loro prima di prenderli come coppia. Se uno dei due ha già un'altra relazione, io non faccio terapia di coppia.
che dice non ha senso. Non ha senso. Le dirò un'altra cosa che mi è capitata anche a una coppia dove quando è venuto lui singolarmente mi ha detto io ho scoperto che sono gay, per cui devo lasciare per forza mia moglie, ho già un altro compagno. E questo mi è successo anche nel femminile. Io ho scoperto di essere omosessuale, per cui anche se ho dei figli, anche se ho un marito, voglio avere la mia relazione omosessuale. Cosa succede all'altra parte? Beh, l'altra parte, quello che ho visto, è una grande rabbia, un grande dolore. Però se la cosa è in questi termini... Può essere elaborato senza che crei un vulnus? Sì, puoi elaborarlo perché è un lutto, quindi anche tu che l'hai subito puoi cambiare, elaborare e venirne fuori. Ma lì colpe cambiato non ce ne sono. Magari, ma forse fortificato anche. Ma lì colpe non ce ne sono. Lì colpe, direi che se parliamo di colpe possiamo cioè dire sentirsi in colpa che come può forse non ci hai pensato più a fondo prima, hai sperato che sposandoti o avendo un compagno o una compagna, perché queste cose io non credo che vengano fuori all'improvviso così, è che a riuscire ad affrontarle non sei pronto subito e allora magari pensi che non sia una cosa molto importante che poi si risolverà col matrimonio, con i figli, ti imponi una sessualità che invece in fondo non hai. Esatto, ma il compagno, la compagna di chi si riconosce, fa un outing, è chiaro, eccetera, che si sente tradito, ma tradito il doppio perché... dice, beh, ma potevi dirmelo prima oppure non mi potevi non illudermi, ma la persona che lo fa non è che lo fa apposta, lo fa perché a quel punto si rende conto che non può più continuare. È chiaro che il compagno o la compagna deve raccogliere tutti i suoi pezzetti e rimetterli insieme, per questo serviamo forse noi per aiutarli. Certo, quindi c'è possibilità anche lì di ricostruire. Ma c'è sempre la possibilità di ricostruire, anche singolarmente. Anche io ho visto che non credevo, venendo fuori da io nasco psicanalista, quindi Freud diceva dopo i 40 anni lasciamo perdere, perché una persona non cambia. Invece non è vero, perché ai suoi tempi probabilmente era così. Io vedo che adesso ci sono anche persone molto più in là di età che cambiano. Decidono di cambiare, decidono di rimettersi subire in discussione questo dolore e cercare di fare le cose in maniera diversa. Questo è importantissimo. Sì. Facendo una parentesi, però, rientra un po' in quest'ambito qui, visto che abbiamo accennato al discorso del Covid. Tanti si accorgono di avere dei problemi, dei disturbi long Covid, sì, forme di depressione, di ansia, di attacchi di panico. Sì, depressione e ansia specialmente, esatto. Attacchi di panico. E tante altre problematiche, vuoti di memoria, proprio la mancanza del senso del tempo. Cosa succede a queste persone? Cosa sta succedendo? C'è già una diagnosi definita di questo? O voi stessi lo state studiando? Ma lo stiamo studiando anche perché queste cose hanno sempre bisogno di avere un'equipe, nel senso che se io ad esempio ho un paziente che vedo che improvvisamente ha questo tipo di disturbi, io ho il mio collega psichiatra col quale discuto, decidiamo che cosa si può fare, quali esami fargli fare, come andare avanti. Se si tratta semplicemente di problematiche di ansia, beh, allora forse il fatto di avere un po' di pazienza e psicologicamente cercare di capire da dove proviene, perché prima non ce l'avevo, il che non è vero, ce l'avevo ma era sepolta latente, là in fondo, e appunto questa sensazione di solitudine, di malattia, di paura è arrivata dopo. E beh, quando io arrivo a questi punti qua so che posso farcela lo stesso, però mi devo fare aiutare. Cioè, il fatto di andare, adesso oltretutto c'è anche il bonus psicologi, per cui il fatto di potermi fare aiutare non è una volta
non si parlava assolutamente. Le dirò che a tutt'oggi io non ho pazienti che arrivano mandati da altri pazienti. È molto difficile che una persona dica all'amica che o all'amico vado dallo psicologo. Molto difficile. Piuttosto mi trovano, però abbiamo dei canali internet, io ho il mio sito, ho Facebook, sì, certo. Ho tutta una serie di cose. Cioè, siamo ancora un po' indietro rispetto ad altre realtà, ad altri paesi dove invece avviene questo. No, però a tutt'oggi io ho molte persone in terapia online, perché col Covid anche fuori Italia, prima no, e molte persone che mi trovano solo attraverso internet. Quindi c'è anche una forma di ancora di timore, di pudicizia, di ritrosia. Sì, il passaparola nel nostro mestiere non esiste. Questa è una cosa assolutamente molto... no. Tu parli con l'amica dicendo: ah, vuoi il dentista, vuoi il dermatologo, vuoi... Sì. Ma sicuramente è difficile che uno dica: ah beh, guarda che se vuoi andare dallo psicologo. Neanche nel caso dei figli, e qui mi allaccio un altro grande problema che molti genitori devono affrontare: disturbi alimentari. Intanto adesso per i disturbi alimentari ci sono delle equip che sono organizzate molto bene, perché nel disturbo alimentare non hai bisogno soltanto di noi come appoggio psicologico, ma hai bisogno anche del dietologo, del medico, di quello che ti pesa, di quello che ti controlla, cioè hai bisogno, poi dipende anche lì da che tipo di disturbo hai, da però tante cose. Però c'è una base psicologica importante. Beh sì, sicuramente sì, perlomeno sicuramente perché ti possa aiutare ad uscirne, sicuramente sì. Perché tanti giovani ne soffrono, mentre in passato non era così? No, ma era così anche nel passato, soltanto che nel passato non venivano fuori come ora. E poi nel passato non c'erano i media che premevano così tanto su quello che è l'aspetto esteriore. Quindi c'è un tempo non era una cosa così forte. L'estetica, il fatto di avere tutte queste persone intorno che ti dicono: devi essere così, devi, perché sennò non sei accettato. Beh, questo non è facile. È questo che scatena, o anche c'è un problema di affettività nell'ambito della famiglia? Anche. Perché si ritrovano a tutt'oggi il rapporto madre-figlia è sempre molto importante, e molto spesso troviamo dei disturbi alimentari con un rapporto. Mi ricorderò quella signora che è venuta da me, che mi ha detto: ma come, guardi, è bella, brava a scuola, perfetta nel vestirsi, e poi gli è successo questo, ma come mai? Non c'era proprio nessun tipo di campanello d'allarme. Ecco, dico, signora, proprio quello che non c'era. Invece ci sono i campanelli d'allarme, perché in un adolescente i campanelli ci sono sempre. Un adolescente ha bisogno di confrontarsi, di essere trasgressivo, di magari trattarti anche male. L'adolescente che non lo fa vuol dire che tiene tutto dentro e poi deve sfogare in qualche altra maniera, e magari arriva al disturbo alimentare. Infrangere le regole, insomma, è normale. Infrangere le regole, però effettivamente al giorno d'oggi queste regole sono molto improntate sulla visione estetica della persona. Quindi dare anche delle regole nella famiglia, perché poi queste possono essere valutate o infrante. Sì, a tutt'oggi io trovo madri che dicono: come sei grassa, non mangiare quello che poi ingrassi. A qualcuna non fa nessun effetto, a qualcun'altra che magari ha anche qualche altra cosa, sì. Anche di questo, cioè, si può guarire o ci sono anche ricadute? L'anoressia è un disturbo psichiatrico, è un disturbo del DSM-5, quindi il disturbo alimentare è qualcosa che tu puoi contenerlo, aiutare e uscirne, però ti resterà sempre quella puntina che, se non stai bene, se lo vediamo come nelle amiche che magari hanno 60 anni, 70 anni, però a tutt'oggi vedi che la punta del disturbo alimentare c'è sempre.
Qual è il sintomo? Ma è proprio quello di non avere la massima libertà nel cibo, sentirsi in colpa se mangi troppo e poi essere molto attenti sempre all'aspetto fisico, a non ingrassare. Poi magari tu dici, ma guarda che alla tua età, magari se ci metti qualche chilo in più, le rughe spariscono. Resta niente delle rughe, vuole essere magra. Sì. Quindi resta anche col passare degli anni. Può condizionare i rapporti sociali, i rapporti di coppia, una ragazza che accusa questa Ma sintomatologia, che ha questo. sicuramente sì, però andiamo da una cosa che può essere leggera a una cosa che può essere molto pesante. Muori anche di anoressia, però come dico, al giorno d'oggi ci sono tante associazioni, ci sono tante cliniche, ci sono anche dal punto di vista di ASL, Quindi non, anche medicina. qui non trascurare il problema, Ecco, cercare di non risolverlo il è prima quello possibile, importante, non trascurare il come tutti i problema e problemi. farsi aiutare subito, ecco, quello sì. Questo è trasversale per tutti i problemi a questo punto. Sì, Quindi per anche. tutti i problemi è così, è vero. Abbiamo visto un po' tutta una serie di situazioni. L'ultimo, siamo in chiusura, proprio due parole, l'attacco di panico. L'attacco di panico è una cosa, le dirò una fesseria che mi piace molto, perché? Perché l'attacco di panico, a parte la persona che lo subisce, che arriva da me con questa grande paura, in effetti, se tu vai a curartelo, ti rendi conto che sono delle paure che, riuscendo a parlarne con la persona che ti cura e esprimendole, non sono così grandi come tu pensavi che fossero. Quindi anche l'attacco di panico varia da qualcosa di poco a qualcosa di molto grosso, a seconda di come lo prendi, perché se tu ci entri, bisogna entrare nella paura. Da grande così diventa contenuta. E possiamo farcela insieme ad entrare in quella paura e eliminarla. Le E poi lei diceva le strategie. strategie negli attacchi di panico sono importantissime. Io ne do molte e a seconda del paziente cambiamo e anche a seconda di qual è l'attacco di panico. Però se tu hai paura di passare da quel posto per cui non ci passi più, no, non è così. Impariamo a passare di lì e non avere più paura. Oppure quando sei in macchina o quando sei vicino ad una galleria o le persone che non vanno in autostrada, perché l'autostrada ti dà l'idea che non ne puoi uscire. Cioè sono tutte quelle cose che intanto non le dici. Dicendole Si accumulano. ti rendi conto che le puoi anche superare, ma diventi più forte tu. Per quello dico che poi vedo queste persone che acquisiscono autostima, sicurezza, voglia di fare, voglia di E continuare. si tolgono i limiti che rendevano la vita Certo, più certo che triste. sì. Grazie Dottoressa, la ringrazio tantissimo. a voi. Avremo magari ancora occasione di affrontare anche altre tematiche, spero. Certo. Intanto le auguro buon lavoro, so che ne Grazie ha anche a voi. tantissimo. Grazie. A voi cari telespettatori vi lascio, buona serata, buon proseguimento, vi lascio anche la pubblicità. Grazie.